Attenzione, attenzione, gente! Sono qui con Divinity Original Sin 2, sorpresina, sorpresona. Forse qualcuno di voi lo stava aspettando, altri da molto più tempo, ma finalmente sono qui. Adesso ho un po' di tempo, lo inizieremo insieme questa volta veramente e lo finiremo insieme e sarà veramente un lungo viaggio, attenzione. Come si dice, meglio tardi che mai. Con la nostra piccola novità, attenzione, il gioco è completamente in italiano. Finalmente potremo goderci i dialoghi tutti insieme senza problemi, senza che nessuno non capisca l'inglese o quel che è. Capiremo tutto. E vi racconto velocemente. Allora, si vede che l'idea, anzi, hanno deciso l'Arian Studios di non voler investire nella localizzazione in italiano del gioco. Quindi niente italiano, quindi se aspettavamo l'Arian Studios a quest'ora non avremmo mai avuto il nostro gioco in italiano. Ebbene, questo gruppo amatoriale si chiama il gruppo Tiger, che li ringrazio a mio nome, quel che è, vi ringrazio assolutamente, gruppo amatoriale di traduzioni, si è offerto e ha regalato all'Arian Studios questa localizzazione in italiano gratuitamente, gente, gratuitamente. Quindi se siamo qui è grazie a loro che abbiamo il gioco in italiano, solo testo ovviamente, doppiaggio è veramente quasi impossibile, penso, fare il doppiaggio perché troppe voci, però ancora una volta grazie gruppo Tiger che siamo qui, grazie a voi, e se volete comunque sopportarli perché questi ragazzi se lo meritano, a mio parere, se lo meritano un sacco. Quindi adesso basta parlare. Allora, come personaggi io ho deciso di iniziare con Sibylle. Farò il nostro rogue ladro misto metamorfosi, non so come andrà a finire ma verrà fuori qualcosa di veramente divertente. Quindi adesso partiamo dall'inizio, partiremo e ce lo giocheremo insieme, siccome sarà un gioco veramente lungo, sarà veramente difficile andare a tagliuzzare tutti i pezzi, quindi maggior parte lo farò unplugged, si può dire, quindi tutto completo senza troppi tagli, perché veramente se si mette lì a tagliare un gioco del genere. Quindi vi avverto subito che chi non è interessato alla storia, ai dialoghi, sarà veramente dura seguire, o perché sto gioco veramente, ve lo dico, va maggior parte di 50% storia e 50% azione, ve lo dico. Assolutamente è così, fidatevi. Quindi preparatevi ad assorbire una vera valanga di dialoghi. Bene, allora, iniziamo con il nostro primo compagno, che è la nostra lucertola. Adesso, allora, questo nell'episodio precedente, che sarebbe il prologo, l'ho già reclutato. Quindi adesso taglierò un attimo i dialoghi per velocizzare un po' il tutto. Un secondo, vi spiego tutto, non c'è problema. The lizard turns. No, I do not. I have not. Now that you've said no, what do you say? Good. He sighs. Tell me. What memories? He looks as I see. What do you mean, son? Well, don't just stand there. Go. Well, for I, of course, there's a brief. That's a grandeur, truly. Fine. On what? For reasons, I've reason to believe one of them may be present on this island. Most likely the same chap you're looking for. Promise me we'll find him. And I'll extend you the blessing. Jolly good. So, now that even if you are as a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. Mm-hmm. Lama, I'm well acquainted with the secrets of magic and yes, even subterfuge. Ebbene, qua possiamo scegliere cosa far diventare il nostro compagno. Allora, la lucertola, spiego velocemente. La lucertola è un principe esiliato della razza delle lucertole, come vediamo. Lì il principe rosso. Quindi lui, il suo obiettivo è adesso ritornare al potere, perché è stato esiliato e vuole indietro il suo impero, quindi. Sarà il nostro primo compagno che andremo. Questo è il riassunto. Dopo, più avanti, andremo a vedere più dentro nella storia del personaggio. E sta cercando un tizio su quest'isola e anche lui è prigioniero insieme a noi. Allora, attenzione, pensato, si potrebbe fare chierico, sto qua guerriero. No, abbiamo bisogno di un guerriero, quindi il guerriero per al momento è perfetto. Very well. Full difesa, lui andrà full difesa. The Red Prince, no. Now, as you're away, as your luck, of course there are other. E lui è un re, attenzione. Quindi questo andrà al momento full difesa, vai col full, vediamo cosa c'è qua dentro, non c'è niente, ottimo.
Allora, vabbè, sarà veramente lunga. Scudo che ce l'ha già, a quanto pare. 4, 6, 8, ok. Non male. Non ha l'armatura con 2 di difesa. Vi ricordo che dal vecchio Divinity, che purtroppo non sono riuscito a fare tutta la serie completamente, quasi di differenza per l'armatura che abbiamo. Ma qui non avevo una spada normale una volta. Tutti i coltelli. Ah boh, tutti i coltelli. Abbiamo sotto l'armatura fisica che va a contare, come vita in più. E avremo anche lo scudo magico. Attenzione, iniziamo subito a combattere, perché sti tizi in due bisogna farli per forza. Quindi, allora, ho la trasformazione con l'invisibilità. Facciamoci furbi. Cos'ha sto qua? Ah, vi ricordo il gioco, ripeto, anzi no, vi dico, il gioco è in modalità tattica, quindi è difficile, vi dico. Non è quello con salvataggio singolo, quindi è più salvataggi, ma vi dico che è bello tosto, quindi non siamo in difficoltà normale. I nemici sono belli tosti. Qua abbiamo, allora, colpo frastornante, scudo rimbalzante, abbiamo lo scudo con la fortifica e il soffio del drago. Ok, questo più avanti lo farò tipo specie guerriero supporto, per forza. Dovremmo avere un supporto noi, insomma. Vai, armatura fisica in più. Questo qua che sbatteva. Oh. Bene, abbiamo già finito turno, Allora, vai, zappa da dietro. Sacrificio di carne. Otteniamo puntazione. 10% aumento dei danni per 2 turni a costo di meno 1 costituzione. Quindi la mia combo al momento è potenziarci. Andremo a full danno. Vediamo se funziona. Fa un po' schifo, ma va bene. E questo classico colpo del ladro che gli va dietro e gli fa. Dico. Neanche lo becco qua. Grazie. No, dai, non zapparmi, Sibille. Ecco, atterrato pure. Qua la fa male, meno male che bisogna aspettare, se no sti qua veramente vi distruggono. Atterrato, bro. E vai con la nostra fiammata. Passivo, E cosa ho dimenticato di dirmi prima che andiamo bene? Allora, come personaggio ho scelto Sibille. Vi ricordate, avevo scelto un personaggio personalizzato? No, io ho deciso in questa partita che farò, questa campagna, di usare un personaggio già di suo, già con la sua storia. Perché? Perché noi possiamo fare la missione della storia dei personaggi, ma anche il nostro personaggio, se è uno dei personaggi già predefiniti, potremmo fare la sua storia, quindi avremo una missione in più. Per quello ho deciso di fare direttamente con Sibillo, in questo caso perché volevo un ladro, però con un personaggio già. Che schifo. Oh, non muore, è mancato pure. Con un personaggio già di suo. E secondo me questo è molto importante per riuscire ad avere una missione in più. Così sapremo anche della missione, quella del personaggio, della storia del personaggio di Sibille. Sibille, la sua storia, che era un'ex schiava ed è fuggita, ma è stata riempita di marche e cicatrici. Lei adesso sta cercando vendetta del suo maestro che l'aveva tenuta, anzi, l'aveva schiavizzata. Riassuntino, riassuntone. Voglio solo uscire da questa prima che compaiono altre di queste cose. Dry land mustn't suit them. Beh, ovviamente non andrò a leggere i dialoghi. Starò zitto, ve lo leggete per conto vostro, perché devo dire che i dialoghi sono già una veramente fatti bene, quindi non penso che ci sia bisogno della mia voce che gli vada sopra, quindi.
tutte premesse. Bisogna fare le premesse, se no dopo non si capisce niente qua. No. Non adesso, più avanti, se no ci addormentiamo tutti. Ah, vero, vero, bisogna potenziare adesso che ci penso. Allora, la mia si basa sulla destrezza. Allora, l'arguzia, probabilità critico, iniziativa, capacità di scovare trappole, tesori nascosti. Non è male. Però io dopo voglio mettere anche un po' di intelligenza sul mio personaggio. Al momento non ho magie che influiscono sulla sull'intelligenza. Quindi al momento andrò a potenziare la destrezza, che determina i danni inflitti con le armi e abilità basate sull'agilità. Qua dice anche la percentuale, quindi... Ovviamente forza, sapete, dai, sapete, intelligenza, destrezza, costituzione alla vita, memoria allo slot per le spelle e l'arguzia, quello che vi ho detto. Allora, qui doppia arma, perché andremo a usare doppia arma su Sibyl, e la doppia arma ci dà 5% di danni e 1% di schivata. A una mano 5 danni di precisione, vabbè. Schivata mi sa che è anche più che buono. Questa a noi ci serve, mi sa. Il furto, furto, gente, il furto, non vi dico che roba broken, una roba rotta il furto nel gioco di Divinity. Aumenta velocità durante il movimento, questo per forza, siccome è ladro, mi serve per forza. Qua abbiamo il nostro amico che è guerriero full tank e supporto. Al momento gli mettiamo un po' della vita e un po' di forza per il momento. E dopo andremo a mettergli più slot abilità. Guarda, c'ha ancora un slot memoria in più. Quindi può imparare. Questo andremo a mettere. Arma a una mano. Leadership, perseveranza, non so cosa fa. Ripristina l'armatura magica una volta ripreso da congelato stordito. Dopo terrato e pietrificato. Ritorsione. Attenzione. Riflette i danni di cito verso l'attaccante, Attenzione, no. Al momento voglio potenziare il ragazzo qua, il nostro principe rosso, di leadership, perché leadership, se sta davanti al gruppo, dà 2% schivata e 3% tutte le resistenze. Quindi questo andrà principalmente leadership. Sarà sempre davanti, insomma. Persuasione non ci serve. Baratto no. Telecinesi, penso la maga. No, la maga ha già conoscenza, quindi lui andremo di telecinesi. I cinesi ci potrà, ci permetterà di spostare, anche se non penso ci serva. No, vabbè, dai, vai di furti ai cinesi e siamo contenti tutti. Come primo episodio sarà, diciamo, come anche nel vecchio Divinity, il primo Divinity, sarà maggior parte dialoghi e investigazione. Il nostro scopo, siamo a Fort Joy. Siamo a Fort Joy e la nostra missione è riuscire a... Aspetta. Non abbiamo la pala, ma le lucertole, se non ricordo male, esatto, possono scavare senza la pala. Scaviamo su qualsiasi cosa che troviamo. Adesso un tiro veloce, siamo a... Vabbè, zombie livello 1, vabbè, cadaverino. Fort Joy siamo, la prigione in cui abbiamo il collare, non possiamo usare nostro, perché noi siamo cavalieri della sorgente, non possiamo attingere dal potere della sorgente, quindi abbiamo il collare che ci blocchi. Siamo a Fort Joy come prigione. Dove fa qua? Dove fa? Andiamo dietro. Oh, caspita, avvelenato, non mi piace l'avvelenato, no. Mi piace l'avvelenato, Questo qua adesso esplode, lo so. Porca vacca. Che legnata, altro che livello 1 sto stronzo. No, non mi ammazzi te, ragazzo. No. E dai. No, oh, poverino, non poteva farci niente. Croce di legno. Here lies a nameless inmate.
May he find the peace denied him in life in the Hall of Echoes. Niente, un simpaticone. Qua, questo tipo era un update che hanno fatto. Bisogna vedere a parlare, avere la capacità di parlare con gli animali, che c'è questo gatto. It's clouded and gray, but it stares at you with acute intensity. Its eyes clear, and it shakes its head, confused. Bisogna avere il tratto per parlare con gli animali. Siamo a Fort Joy, ripeto. E il nostro scopo adesso, che siccome è la prigione su quest'isola, il nostro scopo adesso è di riuscire a scappare da questa prigione. E a trovare la vecchia che ha fatto saltare in aria tutto il posto, tutta la nave. I'm not opposed to manual labor if circumstances require. Sacchettino, oh. Vai, equipaggiarlo al nostro piccolo tank. Prediletto, oro. Questo non è male, non è male. Poi passaggi segreti pieno in questo gioco. I wonder where this leads. E qua abbiamo un nostro altro personaggio che si chiama Fane, che è un mago, un incantatore, un mago, per se non ricordo male. Era l'elfo che è un non morto, insomma. Sì, è uno scheletro. E in questa campagna io non andrò a utilizzarlo, perché ho in mente di usare un specifico gruppo. Armatura 3, mio. Dammelo. E dammelo. E vai. Ho un'arma. Vabbè, dopo sistemerò. Siccome non andrò a utilizzarlo, perché è un mago normalmente, e avrò la mia combinazione specifica che adesso andremo a raccogliere, non ci vado a parlare, perché tanto non ho bisogno di fare la sua missione, e tanto se non ce la portiamo dietro lo perderemo. Quindi possiamo portare al massimo 4. 3 se era col personaggio personalizzato, ma io consiglio 4 col personaggi predefiniti. Quindi abbiamo tutte le nostre missioni. Qua ho saltato. No, veramente, gente. Io ci perdo ore sto gioco. Io ci perderei ore e ore. Madonna cara. Mamma mia. Io adoro l'Area Studios che ha fatto sto Divinity. A turni poi. Ma a turni. No, già. Ho già un coso, niente. Anche qua la mappa iniziale ha qualche trucchetto in giro. Qualche posto segreto, classico di Divinity. Your god Woken has asked you a question. Answer him. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our god Woken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister. Whatever she may ask. Abbiamo il tratto erudito, fuorilegge, fai una smorfia. Se vogliono francello comprerebbe più della tortura. Si vede, vabbè, si bi qua in questo caso, come nel primo, in base alla risposta che davamo, andava a darci il tratto del personaggio, quindi statistiche in base a quello che vogliamo, alle risposte che diamo. Qua nel 2 non dà nulla, quindi possiamo dargli qualsiasi risposta al momento. Ovviamente ha le conseguenze in base a con chi stiamo parlando. In questo caso non ci fa nulla, quindi possiamo fare qualsiasi cosa che vogliamo. Atusa pinches the tip of her tongue with two fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void destroy it. Dallas? Yes, Your Holiness? I believe we're done here.
What a waste. Che alfiere d'Allis. Will be needed elsewhere. Vacca, boh, guarda. Questo è in livello 8, eh. Guarda che roba. Guarda che dettagli dell'armatura. Guarda che roba. Siamo solo livelli 8, eh. Ho veramente i dettagli dell'armatura in sto gioco. Bestiali, bestiali. Madonna, mi dà già subito. Oh, what's left of her lies in a puddle of gore. Un'eccisione pulita dell'assassino sbagliato. Alexander avrebbe dovuto avere il coraggio di ucciderlo. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. Che peccato, perché vabbè. Essenza dell'acqua, vai, chiappo tutto. Buono, eh? Veramente buono. Allora, ho scelto anche il nostro piccolo Sibylle, che è un'elfa. Gli elfi hanno il concept, è questo degli elfi. E le armature sono veramente strane, peccato. A me, non so se sapete, ma mi piacciono veramente i personaggi che hanno l'armatura che sono talmente pesanti che sprofondano sottoterra. Tipo, che ne so, la Sauron, un'armatura così dei Signori degli Anelli, cazzuta proprio. Vabbè, è così il concept. E hanno l'abilità passiva, che è molto interessante. Possiamo mangiare degli arti lungo la storia dei vari personaggi e otteniamo abilità gratuitamente e sappiamo la storia, quindi andrà a aiutarci, diciamo, tra virgolette, con i dialoghi o scoprire le varie robe o se dobbiamo investigare sui personaggi, ecco. Mangia, mangia. Throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas. He must escape. He cannot die here. He cannot. Segni di resistenza. Che guarigione io. Bene, missione, iniziamo. Adesso sarà veramente tosta l'inizio. Come sempre, sempre tosta all'inizio. Bisogna parlare con tutti, bisogna fare qualsiasi missione. Se no non ne usciamo tranquillamente. Quindi bisogna avere fede. Possiamo controllare la nostra via di fuga. Fuggi da Forte Gioia. Chiediamo in giro per l'uscita. Trovi i compagni di sentieri di Attusa. Dobbiamo trovare i compagni di Attusa e basta. Qua abbiamo la missione del compagno. Trova un fratello sognatore. Questo chiede di cercarci una lucertola sognatore. La mia storia finora. Trova Coda Aguzza. Mi pare che sia sempre qua. Ah, si è fatta catturare apposta lei per arrivare a qua a Forte Gioia. Qui da qualche parte. Queste le abbiamo già fatto, bene. Dear one, help me teach this beast. He must respect. Respect? Someone's got to keep this place running. Griff can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize him. It's Ifan, who you met aboard the ship on the way here. Ifan, lui. L'altro personaggio che si unirà ben presto alla nostra compagnia del... Compagnia di che? Boh. Compagnia del collare, guarda, tutti hanno il collare, altro che. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Compagnia del kebabaro, attenzione. Il nome d'arte proprio del nostro gruppo. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Griff, especially not one of you. Perché l'elfa in possesso del suo denaro? In camp's got to contribute. For food, for protection, no exceptions. Ordine di Griffith. Especially not for food, protection. I have neither. Chi è Griffith? Runs the kitchen. Means he runs me, you and everyone else in camp. Ok, il capo del campo. È il capo del campo, eh. È un po' difficile. Boh, mi sembra una volgare estorsione sotto niente spoglie. You two ought to be thanking your lucky gods, it's us, and not the magisters enforcing round here. A fool never knows what they've got till it's well and gone. Now come on, elf, if you make me say it again,
It's gonna be trouble. Dì al brutto che è caduto terra se valga la pena minacciare gente per pochissimi centesimi. No, faccio il tratto fuori legge. Rivolgiti a Leffa e grotta la fronte. Non è lei l'imperatrice di Elodie Oldwood, la famosa assassina del nord? Why, yes. Of course I am. All my life. Elodie? Oldwood? Impaler. He shifts uncomfortably. Get out of here, will ya? You ain't worth my time. Neither are you. The elf smiles and bows to you in thanks. Follow me, before more of them trouble us. Opinione, Principe Rosso 50, if ben mezze più 10, se non ho visto male. Sì, perché anche in base alle scelte che diamo, i compagni vanno, hanno la nostra opinione. Se hanno un'opinione bassa, se ne andranno e ci abbandoneranno così, tranquillamente. Ivan rolls his sleeves back down. He nods at you, the shadow of a smile on his lips. Good work there, good work. I can tell you've got chops. Say, you were on the ship here with me, weren't you? He stretches out one rough hand to shake yours. Guardo con sospetto la sua mano tesa. Suit yourself. Probably wise, given the rashes you can pick up around this place. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run. And then I'll be looking to get the hell out of here, while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? Di criminali si spaventate quando menziona i lupi solitari. Cosa sono? He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Ha una commissione da fare. Quanto sospetto. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. Yeah, Ethan, che sei ben consapevole della commissione. Qual è la commissione? Ah, I knew there was a kinship of sorts about you. Same trade, different masters, it looks like. If you're willing, we could work well together. Ah, devi uccidere qualcuno, se non sbaglio. Why not help each other get out of here the usual way? Haphazard, terrifying, and drenched in blood. Haven't quite worked out the details yet, but I'll wager it'll be no worse than what will happen if we stay put. Two heads are better than one. And when push comes to shove, four fists are better than two, right? Dai, vieni, vieni, dai, vieni. Sharp teeth glittering. So, before we hit the road, it's best if survival's my main priority. Bene, I'll use every lui è un mercenario e mi pare che nella sua storia era un ex militare e ha abbandonato il militare e si è dato la vita del mercenario ed è un lupo solitario. Adesso lui, se ne ricordo male, sta cercando qualcuno, il figlio di qualcuno del suo ex capo mercenari, militari. Sì, qualcosa del genere. Più avanti andremo a approfondire la sua storia tranquillamente. Questo già di suo è maestro errante, scusate, e quindi deve essere già con la balestra. Sì, mi serve uno con la balestra, vieni qua, amico. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Right you are. Secondo me farò una strategia molto semplice. Del semplice ma efficace del mio gruppo. Avremo il nostro tank Lucertola, tank supporto. Veremo io col danno e fisico e danno supporto magico. No, danno magico più che altro. Sì, una roba mista. Così controllo del combattimento. Il nostro amico Ivan Mez, arciere fisico pesante a distanza, molto utile il suo Divinity 1 a distanza. Con il potere di evocazione evocheremo roba di terra e anche roba così, perché in modo difficile bisogna evocazione. Adesso andremo a prendere la nostra ultima, quarta personaggio, che non la fa, non voglio, già di suo un incantatore usa la magia di acqua di supporto, quindi è elettrico. Proverò a fare l'evocatore misto, cioè che evoca roba, misto poi cure.
andrà full mage dopo con le vocazioni. Young woman is staring intently at the statue to the divine, fingers curled rigidly at her sides. Greyish black veins run from her eyes down her cheeks. Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours, dark pupils dilated into great black voids. Light suddenly flashes back into her face. The grey veins drain to pinkish flesh, and her whole body relaxes. What? Do I have something on my face? Di chi di sicuro l'ha fatto, e ancora? Parola tua, quale? No, faccio, tieni a distanza e dille che solo un momento fa sembrava essere completamente posseduta. Fully possessed. Not a bad stage name. But actually, it's Losa. Pleased to meet you. Mi sembra familiare. I've given a few shows around Reaper's Coast. Might be you saw a poster or a flyer. Might be you even heard about the, incident. Quale incidente? Well, I was giving this concert up on Overlook Hill. There was a great crowd. They were really feeling it. But I guess it was too good. I had me a little sauce flare-up. Everyone went a bit, I don't know, wild, rabid. I snapped out of it before anyone got hurt, but the Magisters caught me backstage afterwards. Che stai facendo un attimo fa? Anche quella era un'esplosione sorgente, oh, attenzione. It's nothing really, it's just... I'm just a bit... Ospitale. Well, a bit... Elabora, dai, elabora. Put it like this. You've never been a host, I bet. That's because you're an infested clump of leaves on the side of the road. That ain't bad, though. I'd give just about anything to be like you. But I'm a roadside inn. Red door, flowers out front, friendly lady at the door beckoning you in for half price. Like a goddamn gold star inn for the disembodied. Chi è che sta ospitando? Now isn't that just the question of the hour? I can't be sure just yet. I'll be surprised if it's a demon. Definitely not a sprite either. Maybe a specter, but I wouldn't bet money on it. So, how are you enjoying the joy? Cosa facciamo? Mi ci ha trascinato qua dentro. Yeah, same story here. Reckon in my case they might actually be right. So, you want to check this place out together? Strength sì, dai, vieni in compagnia. Dai, ecco, right? La nostra compagna. Before we head out, lately I've been into the enchanting arts. Allora, allora. I don't know if you can tell, but mysticism's kind of my speciality. Sounds fine. Yeah? Well, that was easier. Bene, abbiamo la nostra evocatrice. Attenzione, vediamo cos'ha. Vabbè, lei è una maga, una ballerina, musicista, barda, una barda, bardo. E i bardi, se sapete, sono quelli che intrattengono per strada, viaggiano, cantano, recitano poemi, roba così, ok. E all'interno del suo corpo ospita una strana presenza. Tutto qua, la sua storia qua, non ha nient'altro. Mi ricorda molto Dragon Age. I maghi che vengono posseduti dai spiriti, dai demoni, e perdono il controllo. Allora, non so bene. Allora, hanno l'abilità incoraggiamento passivo, aumento di tributi principali a tutto il gruppo. Questo al momento lo vedremo più avanti, perché ci sarà un punto sorgente. Evoca incarnato, ok. Si potenza in base al... In base al posto che noi diamo, la superficie diventa di quell'elemento. Quando raggiungeremo il decimo livello di evocazione, addirittura, evocheremo un colossale campione incarnato. Campione bestiale. Dardo. Dardo... Che tipo di dardo è? Non lo so. Non lo dice. Tipo dardo caos, vedo già in rosso. E totem che attacca. Tutto qua. Attacca. Il nostro Yves Mense, come vediamo, ha cacciatore e geomante. Con sempre incoraggiamento perché è umano, il passivo. E il suo speciale evoca lupo di fan. Questo è veramente buono. Immobilizza sul posto. Frecce elementari. Scegliamo. Questo è carino. Non c'era nel primo. In base alla superficie che clicchiamo, il prossimo attacco diventa di quel tipo di elemento. È la pietruzzola che schiaccia e infligge olio. Bene. Bene, 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 bene. Allora, più o meno so già come partire in modo normalmente.
Quindi andiamo nei punti prestabiliti, perché sennò se ci mettiamo a parlare con tutti qua non finiamo più. Frightfully busy at the moment, love. Haven't got any liquor on hand, have you? This fella could use a little comfort. Tiro fuori dalla borsa una fiaschetta e porgo gliela, vai. Look at that. Just what I ordered. Ain't you a peach, love? An old deed here would thank you too. What's successo? Poor fella over there crossed one of Griff's card sharks and got a club to the skull. Doomed to be sure, but I'd like to ease his way out. Esperienza gratis. Sì, abbiamo dato una pozione, qualcosa, boh. Sicuramente. Allora. Balestra, giocattolo. Movimento, 5 precisione. Non è male la balestra. Più che altro questa ha una più uno destrezza. Boh, dai. Gli do l'arco intanto. E nostra amica cosa abbiamo? Fuoco. E come si faceva qua? Bacchette ne è solo una a quanto pare. Diamo un altro fuoco, vai. Sì, doppia bacchetta. Però questa bacchetta non funziona. Sì che funziona, fidatevi, funziona tutto. Ma nessuno ha il tratto per parlare con gli animali qua, porca vacca. Questo cane so che è... Hanno immortalato il cane di un sviluppatore del team dentro. È il suo cane, insomma, questo. Però era un Labrador. E siccome sulla spiaggia dorata, sulla spiaggia bianca, un Labrador è troppo bianco, e hanno messo un Labrador nero. Amy e Buddy. Due cani, che sta cercando infatti il suo compagno, il cane. La compagna. Aspetta, perché ha parlato? What the fuck? Chi è che ha il talento? Aspetta, no. Sono un po' scè. Amico degli animali. Amico degli animali. Another giant speaks, Quercus. Siccome possiedi talento amico degli animali, puoi tranquillamente conversare con i tuoi amichetti pelosi. No, never. I will pay it no notice. One of its troop has an air of nobility about it, but this one... It's still there, Quirk. Niente, sto coso ci segue, niente, ci segue e basta. Vediamo il gatto. The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. What? How did I get... Hey, stop following me. Stai bene? Huh? Yeah. È annebbiato. Fine. I'm fine. The cat opens his mouth as if to speak, but his eyes lose focus and with a jerk he turns away from you. Boh, vabbè. Mezzo scemo. Oh, boh. Allora, aspetta, parliamo con il nostro amico cane. The old dog looks up at you but doesn't lift his graying head from his paws. He heaves a heavy sigh. I'm Buddy. It's no use anyway. Qual è il suo problema? Al cane diamo carne, diamo un po' di carne. The dog tentatively sniffs the offering, then grabs it between its teeth and swallows it. You're nice. Emmy would have loved you. Chiedi se Emmy la ragione per cui è triste. She was my mate for the last 7, carry the 2, plus 50. 5 years! The Magisters. L'hanno presa. Dì al cane che è davvero scarso in matematica. Mannaggia se sei scarso. Emmy was always the smart one. I guess that's why they took her and not me. Beh, non sei solo, amico. I love you. Sei? Let me show you something. Food. All
that digging for nothing. Ah, ma porca vacca! Ma sono anch'io un po', eh. Chiave di Buddy. C'era già la chiave, l'ha tirato fuori lui, hai capito? Di solito l'ho sempre la spada io fuori. The dog focuses at the chiave di Buddy, boh. Quindi abbiamo la missione che dobbiamo trovare. Niente, non c'è la sua missione. Comunque, c'è il suo cane che la possiamo farla ritornare indietro. La sua compagna. If to think of them, I'd like to give something to you too. A family recipe. Take care of yourself. Che ricetta ci ha dato? Boh. Mi dà una ricetta. Non si sa cosa. Chi è sto qua? I found you, didn't I? Red, they said. Red and dead. Sarà per caso un altro tentativo contro la tua vita? Perché non sono delle terribili seccature, francamente. Not an attempt, mate. Not if I can bloody help it. Time's up, Uranus. Let's dance. Ah, scusi. It's stabbing time. Oh, I'm fading. Ma quanto forte è sto tizio? Livello 3. Mi è già morto il tizio. È vero. Sarà tosto perché. Vabbè, questo qua è già livello 3. Gente, è un livello 3. Io sono nudo come un verme. Io guardo che. Dare un coso, hanno già uno coso di vita qua, ma glielo devo dare prima a quanto pare. Glielo posso spegnere se faccio così teoricamente. Ok, ho tolto il coso. Mancato. Che schifo, mancato. Vai con l'incarnato davanti. Glielo mettiamo davanti sperando che attacca l'incarnato, perché sennò. Di fisico, cavo. Come fuori portata? Scusa, perché è vero, sono accecato io, mannaggia, è vero, 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 vero. Madonna che legnata però, eh. Sacrificio di carne. No, sacrificio no. Ho usato adrenalina, otteniamo 2 punti, ma ne perdiamo al prossimo turno. No, 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 te non ti muovi qua, amico. Te non ti muovi. Totem di fuoco? Boo. Perché è già morto il totem? Stiamo scherzando, vero?
lama seghettata. Qua si sta veramente mettendo male. Ma come attacco di opportunità però? Non so come ucciderlo sto coso. Fatto un colpo d'acqua. Invisibile ragazzo, eh. Scappando, dai. Dura 3 turni il totem, quindi molto buono il totem. I will yield to none. Dai, è andato a fuoco. Qui c'è un gatto qua avanti e indietro. Aspettiamo. Vabbè, il fortifica, dai, da 11 a motore fisico e toglie ovviamente l'infuocato. Dov'è il tizio? Buongiorno. E niente, ce l'ha col tizio, eh. Ce l'ha veramente col tizio. Te sei morto adesso però, eh? Te sei veramente spacciato. I'm ready. Totem che fa perforazione a quanto pare. Madonna, il piccolino, vai, 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 sghigni. Oh! E meno male che avevo 4 tizi, perché sennò... dai, alta pergamena di risoluzione. Ed era anche armatura pesante sto qua, era quello più pompato, è andato giù come un treno, è andato giù comunque. Ah, interessante l'evocatore, interessante, ci servirà molto. Livello 3, ma cavolo, ma se zappa a livello 3. Faccia mentale, pagina strappata. Mi è servito bene in passato, lo farei di nuovo. Usa pergamena legata a questa lettera e lanciala in una piazza pubblica di Axe. Sarei restato bruciato dal sorgente e spedito a forte gioia. Una volta se riesci a cercare una lucerta della pelle rossa, lo ucciderai, taglierai il corpo a pezzi, assicurerai che nessuna magia nel mondo possa portarne vita. Ai tuoi ordini, il tuo peso in oro ti aspetta. Buona fortuna e buona caccia. Chi è? Buonari. Un simpaticone a quanto pare, che mi ha già fatto consumare due cose, vero? Beh, penso che almeno come primo episodio sia più che sufficiente. Il combattimento così è bello tosto, ve lo dico. Era 1 contro, vabbè, livello 3, 1 contro 4 e... sono tutti livello 1 equipaggiato, no, livello 2 tutti equipaggiati da merda, ovviamente ci spacca, però vabbè.
Ce la siamo cavati e preparatevi a un lungo viaggio. Saranno molto lunghi i video, ma solo per chi sarà veramente interessato riuscirà a resistere, e ma soprattutto interessato per la storia. Beh, voglio finire che il gioco è, beh, è stupendo, io lo adoro, uno dei miei giochi preferiti, e finalmente posso giocarci. Prima di finire volevo ringraziare ancora una volta, anche se non lo sapranno mai, ma io lo dico ogni tanto, il gruppo Tag per la traduzione. E noi ci becchiamo col prossimo episodio.